fioca anche Tech. Credo che gli abbia preso la ruota. Puttana che vecchio. Sì, ma lui non ha capottato l'altro che ha capottato. Bianco e azzurro, non so chi sia. È andato subito Gabriel. Meno male che c'ho lo zoom in state. Gioco culo comunque. Adesso anche l'altro.
mezzo. No, Firenze e Zoppetti sono andati a Joker. E anche tipo... Speriamo nelle prossime avvenimenti saranno ancora di più, ma partiamo subito, questa è la Q2 per il Rally Cross di primi 5 piloti dei Cascross che vanno a scatenare. Andiamo a vedere, dovremmo avere Nicolo Grieco che mi pare già sia davanti con Pini Gianieri, poi bene per te, questo è l'ordine che ho, dato che non ci sono le griglie per quello che riguarda il rallycross, come non ci sono i tempi di qualificazione. La prima manche che abbiamo visto ieri, la prima manche viene sorteggiata in mattinata, i piloti partono a seconda del sorteggio, poi sono le migliori prestazioni nell'ordine dei giri da compiere, dei quattro giri, porta ad avere una classifica. Adesso che va al Superland, abbiamo anche un'informazione che ovviamente per gli scappati è roba dal vino infantile, ma perché magari la prima volta che la versione magari è Joker Land. Il Joker Land significa un giro del quale una piccola parte del circuito viene fatta più lunga,
e la parte più lunga è l'esterna che passa dopo la curva 1 sulla terra. Ripeto, ecco, questa è la pista. E questa invece di ieri. Obbligatorio per tutti i piloti nell'ambito dei quattro giri, ma anche chi gioca l'erba, altrimenti c'è una penalità che chiaramente va ad incidere sui tempi che uno porterà a casa nel computo totale dei quattro giri. Per il momento hanno già fatto il poker left, il terzo, il quarto e il quinto, non ancora fatto Nicolo Greco che ci va adesso, ma un margine tale di e siamo già nell'ultimo giro. Mancava solo Nicolo Greco. Ieri Nicolò ha avuto un grosso problema, non ha concluso l'attacco, quindi è a secco di punti, ci voleva per il buon Nicolò a portarsela a casa, Nicolò Greco! Yes! Con un discreto paletto, fortunatamente conclusosi bene ai superbike, ma andiamo a vedere che cosa succede qui! Allora, e stop, questi sono Caronelli, Cavalli, Trucco, Villa e Gijop, esattamente, i 5 in pista in questo momento, siamo a manche da 5, sono 6 manche da 5, 30 piloti dei CAS che ci danno battaglia a questa prima prova di campionato italiano. Qualche problema all'interno e all'uscita, soprattutto della curva 4, vediamo già anche i droni che ci accompagnano in questa avventura, che ci accompagneranno sempre di più. Andiamo a vedere il primo passaggio con davanti Chop. Ora cercherà di quattro secondi e mezzo di tranquillità davanti per poi andare a farsi un Joker in assoluta calma, senza nessuna nervosità, ammesso che si riesce. Che riesce ad accumulare, adesso va direttamente Villa. Aveva un vantaggio tale di 5 secondi che è riuscito a conservare anche dopo il Joker Lab, e adesso si piazza all'inizio dell'ultimo giro per portare a casa il tempo migliore, ricordo 3:21:07, quello che ha stabilito Nicolò Greco nel prima hit. Ecco qui all'inizio dell'ultimo giro, ancora Villa. Villa. Anato dovrebbe essere superiore a questo di Matteo Greco. Lo deduco vedendo il tempo dopo 4, dopo 3 giri, quindi non è che io voglia fare tipo il nostro Damus della situazione, probabilmente continua a diventare ostica.
quella curva. Andiamo a vedere, così vediamo anche il tempo direttamente. La chiusura di Villa, anche a volta, ma aveva già esperienza, adesso ne ha sempre di più. Ovvio la partenza, tac, con il 616. Normalmente quando ci sono le gare che contano da più verso la fine, alcuni hanno sopra radio con uomini gentili che dicono è meglio se lo fai adesso piuttosto che al prossimo giro, è meglio che aspetti due giri, insomma ci sono varie statiche che i piloti mettono in pista. Se ci parte fortissimo e fa subito il gioco al primo giro, così parte dietro ma poi rimonta tutti quando gli altri vanno a farsi loro il gioco al primo giro, è una scelta, guai, è rimasto ovviamente dentro, poi Pizzarolo passa e lo attacca. Possessivo in Panciaga, Savoini. Savoini all'attacco. Sta passando Giuliano vecchia volta con il scarto nero, con il 645. Si batte ieri, ha fatto una bella mano. Adesso andiamo a vedere Stamieri che ci sembra con un bel passo, tiene 47 che sta ancora dominata dietro lo sforzo di Pignarolo. Pignarolo Vanzaga ha fatto il super lap nel giro scorso, quindi a questo punto sarà importante quando i piloti concluderanno tutto il Joker Lab. Adesso siamo all'inizio dell'ultimo giro, quindi per forza Ternieri deve andare al Joker. Abbiamo calcolato che normalmente sono tra i 3 e i 4 secondi e mezzo, a seconda di come si entra nella pista stretta, bagnata, eccetera. Secondo in più rispetto al giro normale, eccolo qua. Ternieri va. E siamo nell'ultimo giro, tre quarti di giro, poi Mariana Scacchi a chiudere il tempo, 2:26 dovrebbe chiudere Fossetti con un tempo tra Villa che ha vinto l'ultima manche e Grieco che ha vinto la prima. Proviamo a vedere tra un 3:21 e un 3:26. Potrebbe essere un 3:22, 3:23, vediamo come chiude. Fossetti chiude. Pilota bene, tra l'altro anche il Keller. È costruito da Chiarinevi. Ma vediamo invece gli altri che ci interessa anche di più. Fontana con il 6:18 che va. Storto, poteva essere tranquillamente via giocandola con i migliori, ma qualcosa ha dato di traverso e non è successo. Adesso già gli ultimi tre erano già andati a Joker. Davanti alle tattiche non è difficile da riconoscere perché ha detto loro premendo un rosa shocking con un giallo limone micidiale, quindi difficilmente non lo si nota in pista, non si dice non l'ho visto, quindi questo pari con scena fatto dentro della S, sta dentro della S con Barbieri, poi Marek dietro, quindi a questo punto abbiamo davanti Fontana, è uscito alla grande Fontana, quindi Fontana, Keller,
Ladrini e Marelli, li abbiamo rivisitati e rimessi tutti insieme, si gira Ladrini proprio nella curva davanti al tetto e Fontana questa volta sta... E siamo all'ingresso dell'ultimo giro, come il buon Rovigano lo segnala. Eccoli qui, battaglia ancora aperta, non solo tra i primi due, ma non è lontano. No.
fregato qua. 2:22:70 precedente, qua c'è un grande tempo per Gabriel Toppetti e per il suo clan. E chiude Toppetti! Tutti e cinque possono vincere questa maglia, c'è un favorito assoluto. Michael Giacomotti davanti, Gallo dietro lui, Gabriel di Pietro. Michael, Gallo, Firenze, di Pietro nell'ordine in questo momento, calcolando che Firenze e di Pietro che hanno fatto due gare spaziali ieri nella Q1, due saranno lì a pubblicare almeno a Nicolas Giacomotti che è in terza posizione, ovvio però, e attenzione non fa scappare quei due là davanti perché se prende nell'aria la salute che faccia non ce n'è più di nessuno. Michael Giacomotti, Marcello Gallo, tutti e due pubblicati. Fa pensare a grandi cose perché è un 58-40 con partenza da perso. Dovremmo essere sotto i 45 già al passaggio adesso, anche perché Michael Giacomotti non può prendere la sua calma vedendo che negli specchietti esattamente a 73 cm di distanza si ritrova Marcello Gallo, tanto da andare, andiamo a vedere il tempo, questo mi interessa vedere dai il primo crono lanciati entrambi, vediamoli. 4 sono gli appiccicati l'uno all'altro. Wow! Ecco qua, Michael Giacomotti adesso il vantaggio, però gli concede di andare a secondo me di poter uscire. Ricordo sempre che la cosa più importante è il tempo totale dei 4 giri. Lì ci si gioca tutto. Davanti in questo momento Iannieri con Berte alle sue spalle. L'eliminazione non l'ha fatto in base a cioè l'ha fatto in base alla posizione, ma di traguardo per vedere intanto un po' per gli stacchi, ricordo sempre Iannieri Tavarra che ne ha poi Caronelli, no, Caronelli che ne ha approfittato per andare al gioco l'arco davanti Iannieri e Berte, inseritevi uno dall'altro un pochino più staccato Tavarra mentre Caronelli
L'ha già fatto Carmella. Ci sembra. Un attimo più. In difficoltà. Vediamo l'attacco, se c'è sull'esterno perché palla, sotto l'esterno. Ha avuto tutto il giro scorso dopo aver fatto un joker lap molto difficoltoso, Caronelli. Mette adesso Fury, Cagnieri, va all'inizio dell'ultima tornata e per volta dovrà andare al joker lap. Tempo al passaggio precedente. Va ad iniziare l'ultima con un 2.34 piuttosto alto traguardo con Berbe che è riuscito ad andare a scomodare la Sestieri che sembrava davanti abbastanza sicuro. Berbe rosa shocking e giallo limone, quindi eccolo qua con che va direttamente. Lanzarini e Brizio a pieno regime, pieno regime, mentre gli altri tre, ossia Ciocco, Ciocco Pini, hanno già compiuto il loro joker lap, quindi il fastidio è passato. I due letteralmente appiccicati, Brizio è muso sotto la coda nei confronti di Landrini. Ora vedremo tra i due chi è che cercherà di sfruttare, se Brizio si accorge che Landrini è più lento, potrebbe andare anticipatamente a giocare all'erba. Al termine del giocare all'erba ci sono gli studi che fanno. Ah, si è girato! Si è girato! E ci si deve muovere in vista. Adesso Landrini ha un grosso problema in uscita dalla curva 3. Tanto Cassini è lì, è già agganciato e sicuramente la seconda posizione attuale di Landrini è grossissimo rischio in quanto deve ancora andare a giocare l'erba, mentre dietro di sé Fini ha già dato. Di tutti gli altri, perché i primi due devono ancora fare il gioco. Mentre Fini è terzo, solo che sta perdendo discretamente il terreno da Brizio che è in testa, e quindi anche entrando bene il gioco potrebbe non bastare, anzi sicuramente non gli basta per andare davanti a Brizio. Brizio ha un margine tale già su Landrini. Ovviamente di conseguenza Fini è ancora fantastica uscita dal Joker Lap, non tanto per Brizio che usciva proprio dal Joker Lap quanto per Fini che è riuscito a mantenersi in linea e ad entrare a sbagliato a Brizio. Ricordo che in caso di parità assoluta
deve alzare il piede, gli sta uscendo dal Joker Land. Non è che ci deve proprio accomodare, vai tu per carità, ma se sono alla pari, e Brizio, e Fini porta a casa. Se non ero vincersi la sua hit precedente, la Q2, ora siamo al Q3, ci si scocca lì dietro, con Barbieri che tocca lì. Che ha toccato nel posteriore, ovviamente, della vettura. Niccolò Grieco, ora Grieco sta cercando un discreto recupero. E dietro Barbieri in quinta posizione, ma gli ultimi due hanno già provveduto al loro Joker Lab, quindi da adesso gara tutta in pista completa senza dover ripassare. E davanti Salvatore Villalobos. Villa che ha fatto il gioco così come Barbieri, vediamo subita. Barbieri rimane indietro e Mazzaga recupera su Barbieri. Nella casa non è ora facile. Ora questi tre hanno già il Joker dalla loro. Niccolò Grieco le prova tutte per cercare di passare. Ma la vecchia volta per il momento resiste. Vediamo se c'è l'incrocio delle linee all'incrocio all'ingresso della 6. No, la curva 6 per il momento mantiene ancora la sua posizione di Octobox. Vediamo con Niccolò Grieco che va all'esterno in 2 di 6. È entrato partendo da più largo alla prima curva per andare a chiudere sul corso d'interno e di lì tutto in accelerazione poter passare Salvatore Villarolo, cosa che ha subito anche la vecchia volta. E quindi adesso la battaglia decisamente è serrata quando inizia l'ultimo giro ed entrambi i primi due andranno al Joker Lab. Salvatore sembra essersi ripreso, non vuole starci. Andiamo a vedere cosa succede tra i due. E si porta in terza posizione, bella la prova di Mazzaga. Carlo Mazzaga che ne salta fuori alla grande. Grieco alla grande va a chiudere con un tempo di 3:27:3 davanti a Salvatore Villarolo, Fontana, Bossetti, Tiramani, Doffetti. Per quella dopo, cioè pure non ne vedo nessuno di quelli che ho detto. In effetti Savoini, Michi Formolini, Marek, Pirocco e Sterniero, qua ci siamo. Adesso andiamo a capire esattamente come si sono combinati in pista con Pirocco che è andato davanti. Poi mi pare che in seconda ci sia il Formolini e poi Marek probabilmente. Ma andiamo ad attendere sul rettilineo, così abbiamo anche il rilievo cronometrico dai loro trasponder. 6:24 esattamente. Si può tagliarsi?
nella curva centrale, ancora Pirotto davanti, Titti Borbolini in seconda, Servieri in terza, poi con l'8.33 Marek, quindi Savoini. Rettilineo, rettilineo, Pirotto tiene giù il piede tranquillamente. Poi Marek e a chiudere il 5 Savoini, Alessandro Savoini in quinta. Ultimo giro intanto, si sta per iniziare, quando arriveranno sul traguardo, one and go, e andremo a vedere che cosa succederà, anche perché ci sono ancora da vedere, immaginiamo di Joker Lab, eccoli qua. Passare del Joker, si perde la prima posizione. Adesso anche con uno Sternieri decisamente vicino, che sta tentando un po' di tutto. Anche nelle mani di Roby Gambaro è pronta per andare a sventolare davanti al giovane di Liminio Becchi. Bravo. Fontana, Cossetti, Tiramano, Cossetti. Bossetti è ultimo, bravo. Fontana, Keller. Se non erro, Bossetti sono già andati al Joker Lab. Davanti al senso, Bossetti. Insieme a Tiramani. Keller, come si può notare, cambia solo il numero, ma è lo stesso che corre nella classe D del campionato svizzero e nel car cross del intanto davanti il campione italiano uscente Gabriele Zoffetti con dietro a 07 a Tiramani, quindi Fontana, Keller e Bossetti. Non si vede niente all'attacco, Zoffetti come d'abitudine molto pacata nella sua guida, ma molto efficace. Non manca la bella staccatona dei due, molto prima io, molto prima di te, molto mamma mia, nessuno molla, Fontana all'interno, tira mani all'esterno, si va ad entrare all'ultimo giro, Zoffetti adesso tutto il tempo necessario e la tranquillità per andare a fare il Joker Lab, rientrare e rimanere primo. Eccoli qua proprio sotto il suo flanco. Sono in un fazzoletto, in un fazzoletto, i quattro che si giocano la seconda posizione, ma più che altro si giocano un gran tempo di punch, perché significa qualcosa per il momento, la migliore è di un 3-12 che abbiamo visto nella mano precedente. Mi sa
possa essere battuto questo treno da Gabriele Zoppetti, che sta girando come un orologio. Eccolo qui, Gabriele Zoppetti, che chiude il 3-0-9. La prima del 2019 campionato italiano. Nell'esterno della curva al massimo. In questo momento Ianieri mantenesse questo distacco, potrebbe andare in testa, perché a 3 secondi e 50 e 506 millesimi. Per il car cross del Joker Lab tra i 3 secondi e i 4 secondi e mezzo sarebbe lì, uscirebbe alla pari, però deve riuscire a tenere lo stesso passo che attualmente ha in prima posizione e cercare di avvicinarsi il più possibile agli Ianieri. Queste sono tutte Fortuna di farlo, di Bacchi Barbieri, va a conquistare la seconda posizione, superando Ianieri. Davanti invece Tavata ci ha azzeccato alla grande, ci ha preso mica poco il buon Tavata, è rimasto Tavata, ha partito la strategia, vedi che l'altro ha un distacco tale per cui se vai adesso a fare il Joker poi sei tranquillo che sei davanti e metti sulle danze. Se invece lasci passare il tempo, se si avvicinano quando poi vai a fare a giocare, non hai il margine necessario. E andiamo ad iniziare l'ultimo giro, ormai siamo tutti orfani di giocare. Sembrava che con il primo passaggio quando c'è andato Caronelli ci fosse andato anche Barbieri, vabbè, è un po' come accantonato, altrimenti Barbieri, se non l'ho presa io l'ha presa Barbieri che si è fatto due giocare, più facile che l'abbia presa io. Sole che fa ancora capolino, va benissimo, l'importante è che arrivi fino alle 6, alle 7 così, e poi dopo faccia quello che hanno detto che potrebbe fare. Davanti agli Ianieri! Finale alla finale. Yes! Con il drone dall'alto che me li va a riprendere. Sono dibattuto tra guardarlo in silenzio. Sono andati al Joker Lab, quindi teniamoli a mente. Nel frattempo davanti, con il kart riconoscibilissimo anche al buio, Landrini, poi abbiamo Villa, andiamo a vedere, abbiamo Landrini, Villa, poi sono Trucco per te. Cerchiamo di capirle adesso che arriveranno Landrini di sicuro davanti. Ha preso anche un bel margine, sta migliorando di gara in gara Landrini, quindi lo vedremo sempre più pimpante davanti Landrini. In quarta posizione il grande spolvero, perché lui gioca l'arma già fatta, quindi è lì appiccicato decisamente a tutto e non contiamo né da Villa né da Landrini. Quando i tre davanti andranno o insieme o separatamente a giocare l'arma, lui è lì, potrebbe tranquillamente portare a casa qualcosa di più. Stiamo parlando di Gioca, che in questo momento è quarto. Andiamo a vedere, rimane dentro Landrini. Va a Gioca! 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 Va a Gioca!
Sandrini. Queste cose non è che faccia il tipo per gioco o per altro, direi che fossero anche ribaltate le posizioni assolutamente, è chiaro che gioco è abbastanza, dico questo perché magari qualcuno dice ma sarà facendo il tipo del gioco, dico solo che uno che ha già fatto il Joker Lab e è in caccia, se riuscisse a mettersi sotto i 4 secondi potrebbe ancora essere lita, ma non è così. Perché vedo che il distacco sarà sicuramente superiore. Landrini va al Joker, vediamo quanto passa. Sto parlando di 6 secondi. Costruita dal Joker con assoluta tranquillità. Tiro con fatto e vediamo che fa difficoltà anche ad allungare, ovviamente. Gioco che sembrava invece in grandissimo spolvero e va bene, quindi vorrà dire che l'ottimo Manzini potrà portarsi a casa questa mano. Vediamo anche il tempo, non sappiamo se sarà strepitoso, ma andiamo a controllare sul nostro display. 3:15.741, no? Partite, andiamo a vedere, andiamo qua a vedere, uno solo va al Joker. Si sono toccati in volo, si sono toccati in volo. A fare dei looping che vanno bene per gli aerei in acrobazia, ma sui mezzi a quattro ruote non sono il massimo. Già ieri nella gara del Super Buggy del campionato svizzero abbiamo avuto un incidente qua davanti che adesso gira sul petto come big crash. Il personaggino qua a mio fianco che se l'è registrato tutto, quindi è l'eroe della giornata per questa cosa, ma i piloti ne avrebbero fatto a meno. Andiamo a vedere che succede, quindi chi era già passato, quindi Bacciaga ha avuto quel poco piacevole incartamento proprio alla curva 2, uscito dal salto d'asfalto, ne avrebbe fatto a meno. Drone che mi sta inseguendo, in questo momento non lo... lo vedo adesso, sta riprendendo dai monitor che ho a disposizione, ma intanto davanti col 620 Brizio continua a andare, Vignarolo decide, va lì, riesce vicino, si attacca ovviamente a chi lo precede, vale a dire a Savoini, adesso va in caccia, vediamo che cosa combinerà dopo, e tanto Brizio davanti sta a dire la sua, Brizio Coppini alle spalle, andiamo a vedere, siamo all'inizio dell'ultimo giro già, wow, quindi si è perso qualcuno, ah no, sta fuori adesso, non li vedevo più. Da dietro il terrapieno, Brizio va al Joker. Va al Joker, stanno lì, stai da fare. Avanti, tanto, perché esce ancora davanti anche se c'è un niente, Fili. Bandiera scacchi già, nelle mani di Roby Gambaro, pronta a sventolare. Vediamo il tempo, abbiamo girato in 2:24 al terzo, come totale, andiamo a vedere se siamo sotto i 3:15. Tempo sul giro migliore di questa manche, 46:058 di Brizio, la chiusura di Brizio che chiude con un totale. E andiamo a vedere Servieri, Servieri davanti. Abbiamo Pirotto, autore in questi giorni di belle manche, di belle prove,
ho seguito loro due, mi dà anche l'impressione che gli altri tre non li ho seguiti, quindi sto sparando a caso, ma si dà l'impressione che abbiano già fatto il Joker. E sono Nicolò Grieco, Nicolò Grieco, Ossetti e Marek. Quindi se così è, come sto supponendo, Nicolò Grieco cercherà adesso di andare in caccia dei primi due per raggiungerli il più velocemente possibile e provare ad andare ad attaccare. E quindi Pirozzo va davanti, Sternieri, ma Nicolò Grieco, che dovrebbe già aver fatto il Joker, è lì appiccicato, quindi quando i primi due decideranno di andare sul Joker Lab, Nicolò Grieco sarà lì a giocarsela, a spingere e probabilmente a passare davanti, perché qui siamo sotto al secondo e mezzo. Occhio croce, due secondi massimo dal primo, perciò vedremo sul traguardo adesso. Li vediamo come vanno. Eccoli qui, intanto Sternieri. Sternieri ha già conquistato la posizione, adesso manca ancora Pirocco. Pirocco deve ancora andare al gioco, quindi Grieco è lì che lo punta, che sta cercando di migliorare il suo tempo più velocemente possibile in modo ma Bossetti? Molto vicino, passare no, il tempo per cercare di avere un che tempo di 4 giri fantastico. Si è fermato in fondo alla curva. Bandiere gialle che vengono agitate prima della curva che mette sul rettilineo d'arrivo. Adesso andiamo a vedere all'inizio dell'ultimo giro. Pirocco deve andare, Nicolò Grieco va dentro. Pirocco tiene dietro, ma cambia di direzione. E se uno teneva giù l'acceleratore così andava a finire tra la matricola davanti, dietro alla postazione numero 4-5. E adesso si va verso la bandiera stacchi con Nicolò Grieco in prima posizione, vediamo il tempo, può ancora chiuso un 2.26 il giro precedente, saremo sui 3.12, 3.13, vediamo, andiamo a verificare, 3.14 il cielo Bossi con Michael che fa quindi Michael Giacomotti, Keller al Joker Lab davanti Nicolò Giacomotti, poi Tiramani e Fontana, questo il trittico davanti. Adesso Michael ci ha portato molto, si supera la cartella, non sempre in queste ultime due prove, il solito Michael Giacomotti, una macchina da guerra tremenda che quando riesce immediatamente a prendere le posizioni che gli competono, non ce n'è più per nessuno. Nicolas va il belga Keller, con questo car cross disegnato e progettato da Piamino Vivi, sappiamo quanto gli fosse piaciuta al grande Thierry la prova disputata qui in gara chiaramente durante l'Europeo di 3 anni fa, tanto da fargli costruire addirittura il Carcross. Speriamo che venga anche a guidarli nuovamente qua. Sia di Tiramani che di Fontana, mentre Keller continua ancora per adesso a tenere a bada Michael Giacomotti. Gli ultimi due hanno già fatto il Joker Lab, quindi tocca ai primi tre adesso. Fontana sbaglia uscita dal tornatore della 4 in una discreta nube di
diffusere, iniziano l'ultimo giro. Michael c'è con molti attori in difficoltà, uscito dalla quadra, andato a picchiare sull'esterno del terrapieno di contenimento. Eccolo qua Nicolas, il fratello, e anche... Fontana davanti, non è cambiato nulla. Avete cambiato batteria? Nicola Giacomotti, Ramani, Fontana, Keller e Michael Giacomotti. No, no, ma mancava più solo una batteria. Ma Michael Giacomotti. Ah, batteria del gol. Qui il quinto che si lancia la gara. Keller passa su Adriano Fontana, che ha qualche problema. L'ha avuto per due giri e mezzo, anche tre, facciamo. Al tornantone della quadra, ma intanto davanti Nicola Giacomotti va a portarsi a casa la vittoria davanti al campionato di 6 partiti. E andiamo a vedere tra Michael, Simone Firenze, Gabri, va davanti il piano. Cioè, hai visto di Pietro che cattiveria? Qualcuno avrà già spacco il gioco a verba quando sono in parecchi. Io il conteggio non lo tengo, guardo solo sui primi. Simone Firenze cassa in altissimo, il gancio recupera una posizione in profetti. No, ma scusa, dove cazzo è che hanno annaffiato? Qui davanti, wow, quanto va il diavolo. E dietro di lui, quanto va Michael Giacomotti che deve recuperare da ciò che non gli è riuscito bene nelle ultime due liste. Situazione qui, Michael Giacomotti, poi Perbonini, Zoffretti, Pirocco, Stardieri, Lambrini, Possadetti, Di Pietro, Crieco. Di Pietro in fondo, ma Di Pietro ha già fatto ciò che l'ha fatto, è tantissimo. Wow, questo ci sorprende parecchio. Il giovane capo di Pietro in ultima posizione. Non si vede niente. Niccolò Crieco. Ed è tanta roba. Inaspettata. Simone Firenze. Michael Giacomotti. E intanto due posizioni recuperate sia per Nicolò Crieco che per Gabriel Di Pietro, che si lasciano alle spalle di Rocca Costretti. Grande passo davanti dei primi due. Oppure se andrà mai per Giacomotti, nessuno dei due al momento si riservano tutto verso il finale. Gabriele Zoffretti, ma il gioco con Ricky Borbonini, alla postazione Suzuki 4 Togo Suzuki sì, tutto ok intanto Firenze va direttamente vai con Giacomotti, adesso scende vai con Giacomotti, scende vai con Giacomotti, è andato a giocare tutto posto. E Simone Firenze deve girare il più forte possibile. Miglior tempo fino adesso Michael Giacomotti, 47.2, che in seconda posizione ha già fatto il Joker Lab. Tocca a Simone Firenze. Simone sull'ultimo passaggio. Va direttamente al Joker. Vediamo il distacco.
è quinto, sesto, secondo e otto, non c'è problema. In terza posizione, Mickey Bortoli. Bandiera rossa? Bandiera rossa. Non lo so. Non lo vedo io. È un ora andiamo a vedere se la classifica sarà quella al giro precedente, perché eravamo ormai addirittura. Vabbè, questa ma sarebbe stata la bandiera scarica. Infatti. Simone Firenze si ferma. Ah, però si sta male, raga. È per terra. Poi Zoppetti. No, no, è per terra vicino al corte. Michael Giacomotti. Eccolo qua. Gabriel Di Pietro. Michi Barbarini. Ambulanza. Che tecca. Oh, non me ne sono accorto, io stavo guardando, io ho guardato Gabriel, io ho visto Gabriel che stava combattendo con un altro e poi ho visto uno cappottare. Guarda che Firenze si ferma per conto proprio, però io non ho visto, intanto rientrano, ho visto solo quelli davanti. Landrini e con 6:24 di Rocco. Ora dovremmo sentire un attimo in direzione corsa per capirne di più. Di lì potrebbe esserci alla prima curva qualcuno che la porta a casa. Andiamo a vedere Gallo! In asfalto, ma una fetta davanti da poco dietro, compreso una che gli ha dato involontariamente Keller con il kart verde che adesso è in quarta posizione, ha fatto sì che lui invece di essere sull'asfalto si è trovato direttamente, non per sua volontà, nel giocarlo. Quindi a questo punto chi rimane ha fatto il giocarlo. E io non vedo niente, è buono. Ora da vedere come si va a sviluppare. Marcello Cavo! Eccolo qua che va! Questa volta è Nicola Giacomotti.
Simone Firenze adesso davanti, certamente a Marcello Gallo
andiamo a vedere la sua uscita quando arriva.